Bentornati ai segreti della Bissa, curiosità, enigmi, arcani. Sapessi com'è strano sentirsi innamorati a Milano, sapessi com'è strano darsi appuntamento a Milano, diceva una vecchia canzone di Ornella Vanoni. Sapessi com'è strano sentirsi innamorati a Milano. Sapessi com'è strano darsi appuntamenti a Milano. Ma per innamorarsi a Milano e perché una storia o più semplicemente un appuntamento romantico e galante finiscano secondo le aspettative o persino con il tradizionale e vissero felici e contenti, ci sono due rituali meneghini legati al Ponte degli Innamorati. Questo, realizzato nel 1842 sul disegno di Francesco Tettamanzi, essendo stato il primo ponte metallico in Italia, veniva considerato una vera e propria meraviglia della tecnologia. Inizialmente si trovava in contrada San Damiano, poi, agli inizi del XX secolo, quando i ponti sui navigli sono stati ricoperti perché ritenuti troppo pericolosi per la nebbia e troppo allettanti per chi intendeva suicidarsi, nel 1930 è stato spostato nel Parco Sempione, dove ancora oggi lo possiamo ammirare. Gli ingressi del ponte erano decorati da due coppie di statue procaci in ghisa, proprio perciò erano affettuosamente definite le sorelle Ghisini. Le loro fattezze erano di sirene, non però quelle tramandate dalla mitologia classica con zampe ed ali di uccello, che nel Medioevo cristiano erano state abbandonate perché non venissero confuse con l'immagine degli angeli rappresentati dal XII secolo, così come siamo soliti vederli noi oggi. L'aspetto delle Ghisini rimanda invece alla fusione tra l'immaginario classico e quello nordico-norreno delle Nereidi e delle Ondine, dotate di pinna caudale. Talvolta le sirene hanno una sola coda, come quella del Ponte degli Innamorati, tal'altra invece ne hanno due, simbolo della fecondità femminile, come quelle che possiamo vedere sui capitelli della chiesa di Santa Maria d'Aurona del XII secolo, che sono conservati oggi al Castello Sforzesco. Per inciso, il significato delle sirene è cambiato profondamente nel tempo. Se nell'antichità, come insegnava Omero nell'Odissea, rappresentavano la seduzione femminile, il tranello mortale con cui le donne, tramite la loro voce sensuale e suadente e le loro fattezze sinuose, attiravano l'uomo, impedendogli di usare la ragione e costringendolo invece ad abbandonarsi ai sensi e agli istinti, nell'Ottocento, complice la sirenetta di Andersen, le valenze negative sono diventate sempre minori e si è creato invece un alone romantico attorno alla loro figura. Nel caso del Ponte degli Innamorati ci sono tanto l'accezione romantica quanto la magliata. Sulla base di ciò passiamo ai due rituali. I giovanotti meneghini dell'Ottocento, prima di recarsi ad un appuntamento galante, come gesto propiziatorio, andavano a toccare il seno delle Ghisini. Con il tempo il ponte è diventato esso stesso un luogo di incontro per le coppie di innamorati che hanno dato vita al secondo dei rituali, ossia di baciarsi toccando il sedere delle statue. Anche in questo caso si tratta di un'usanza di buon auspicio con la quale speravano di attirare a sé la felicità, la fecondità e la fortuna. Così le quattro statue si sono meritate il secondo dei loro nomignoli, i Sorelli Pondi Ciap, le sorelle del Ponte delle Chiappe. Adesso che lo sai, tramandalo!